Come torna tutto quanto dalle 8 e 10 minuti qui su Cristian Radio, venerdì 22 settembre, torna con voi Good Morning Milano con il buon Lorenzo Masieri e con l'ottimo Fabio Raffi. Grazie mille per l'ottimo. E quindi adesso che aggettivo uso per l'ospite che mi ha al telefono? Se tu sei buono, io sono ottimo. Uno che ti mette a posto. E non è un meccanico, appunto, no. Uno che ti aggiusta quando tu sei rotto, ma soprattutto che può anche fare in modo che non ti rompi mai, perché è uno che ti dà dei buoni consigli. Sto parlando del dottor Marco Piras. Buongiorno, dottore. Buongiorno, good morning Milano. Come va? Tutto bene, dottore? Tutto a posto? Tutto bene, tutto a posto. Allora, Marco Piras, dirigente medico del reparto di ortopedia e traumatologia del San Carlo Borromeo. Quindi se ti ho una mazzata in testa, magari ti può aiutare lui, caro. Grazie, grazie, gentilissimo. Ok. Allora, l'abbiamo chiamata, dottore, perché una sua storia, e quindi anche lui, anche il dottore in quanto protagonista o coprotagonista di questa storia, adesso poi ce la racconterà, è finita sul giornale qualche giorno fa, no? Sul quotidiano nazionale, appunto sul Giorno, con un titolo abbastanza, i giornalisti sai che noi siamo così artistici, il pianista in ospedale, un po' la leggenda del pianista in ospedale. Cosa è successo, dottor Piras? Ci racconti. Emozioni in corsia, sì, assolutamente. Noi abbiamo un compito che è quello di portare fuori dal letto prima possibile i pazienti operati per tutta una serie di ragioni cliniche. A volte o la testa o le gambe non ce lo permettono facilmente. In questo caso il paziente era un po' restio ad alzarsi perché un po' la gamba operata, il femore rotto, e dall'altra parte non c'era tutta questa volontà, e gli ho spiegato l'importanza di fare la fisioterapia per riprendere le attività. Cioè, no, per me è più importante esercitarmi al pianoforte. Ah, perché? Ricordiamo, perché questo paziente è un professionista del piano, giusto? In questo caso la motivazione da trovare era proprio nella musica, suonare il pianoforte. Per lui era più importante suonare 3 ore al giorno al pianoforte che fare la fisioterapia per recuperarsi da un intervento al femore. E in questo caso quindi il dottor Piras che cosa fa? Cosa combina? Cosa dice? Un piccolo patto. Chiedo l'autorizzazione, la porto giù in atrio dove c'è un pianoforte donato all'ospedale, se lei fa la fisioterapia. Accettate immediatamente. Ecco, vedi. E oltretutto quindi ha dato grande emozione all'ospedale, credo che quindi a questo punto ci siano degli happening, non vedono l'ora che arrivi giù in atrio a suonare, e in compenso ha fatto bene a se stesso perché appunto è potuto iniziare la fisioterapia, giusto? Ha trovato la motivazione per uscire dal letto. Ecco, questa cosa del letto, Pia, ci siamo già sentiti altre volte, me l'ha detta più di una volta, cioè è importantissimo, cioè anche prima ha detto il suo compito è di portare tutta la chirurgia, che sia la chirurgia ortopedica, che sia la chirurgia generale, che sia la chirurgia urologica, è importante uscire fuori dal letto per una questione cardiorespiratoria e di riattivare tutta la parte proprio metabolica. Capito? Quindi è fondamentale, ovviamente, non che se vi alzate da soli andate giù dal letto, ecco, o seguiti dal vostro medico, dal vostro chirurgo, compatibilmente con la situazione clinica del paziente. Però diciamo che l'obiettivo principale deve essere primario, deve essere quello di riuscire a scendere. In questo caso non era così motivato, era stato già operato, il dolore era controllato, era proprio il lasciarsi un pochino andare. Chiarissimo. Questa è una delle tante storie, immagino, no? Perché insomma credo che appunto quella della motivazione sia fondamentale come stimolo. Ogni paziente bisogna cercare di motivarlo, dipende poi dalla testa e dalle gambe del paziente. E quindi ci sono appunto, dicevamo, anche altre storie che ci sono altre storie che magari sono successe in questi anni dove il paziente non ne voleva sapere, poi alla fine invece è riuscito a trovare quel gancio, quel punto che serviva per stimolare al punto giusto. A volte bisogna frenarli. Ah. A volte bisogna frenarli. Cioè, abbiamo tanti tipi di pazienti, diciamo due principali, in cui c'è chi vuole fare troppo e quindi esagera, e quello che si lascia andare e non vuole fare più niente, non si alzerebbe più, ormai le cose sono fatte, non riesco più a recuperare, mentre le possibilità ci sono tutte. Una delle storie più belle in assoluto è di un paziente emiplegico che si è presentato nei miei ambulatori chiedendomi di tornare a sciare.
Io non, ci traduca nel plegico, esatto. cosa aveva, cioè, che non ha più il controllo completo dell'arto superiore e dell'arto inferiore, perché per una questione neurologica non ha più la forza. Cavolo. Perché io l'ho invitato a venire con lo scarpone sci e piano piano abbiamo fatto passaggio per passaggio e sono riuscito a portarlo a sciare. Ho tutti i filmati, bellissimo. Queste sono tutte emozioni, sono le emozioni che ci regala il nostro lavoro, mestiere. Il nostro mestiere, beh, insomma, e quando si dice che un po' bisogna essere votati, un po' la missione, insomma, sono parole che noi giornalisti usiamo un po' a scasaccio, volendo, con tanto di errore dentro. Ma voi in realtà effettivamente, cioè, vivete delle emozioni ogni giorno che sono pazzesche. Assolutamente, il rischio è quello di abituarsi, abituarsi al dolore, ed è quello che succede ad alcuni colleghi, sia infermieri che medici, e invece non bisogna abituarsi, bisogna cercare di vedere tutto come se non fossi solo un professionista, ecco, perché noi ci si abitua un pochino. Ah, ecco. Cercare proprio la persona, oltre che il paziente. Il rapporto umano io credo sia fondamentale in mestieri del genere. Cioè, quando il pianista, sì? Si chiama Raimondo, Raimondo doveva ancora suonare, era tutto tremante, titubante, ma no, sulla barba lunga, appena è stato messo davanti al pianoforte è cambiato radicalmente, ha smesso di tremare, ha incominciato a chiacchierare con le persone che c'erano nell'atrio dell'ospedale ed è diventata un'altra persona, e questo ha portato un'emozione a tutti, perché la musica che saltava fuori da quel piano, di cui lui si è anche un pochino lamentato perché ovviamente non era alla sua altezza, giustamente la professionista deve essere pignolo, solo che per poterlo mettere con la carrozzina nel punto giusto davanti al pianoforte mi ha fatto spostare 5-6 volte, tutte le volte con variazioni inferiori a un centimetro, due centimetri. Beh, insomma, lei è un chirurgo anche, no? Quindi sa quanto è importante il millimetro. Infatti l'ho capito benissimo. Dottor Piras, allora noi la ringraziamo davvero tantissimo, speriamo di sentirci ancora con queste belle storie, no, perché davvero sono storie che aprono il cuore nel senso buono del termine in questo caso, e siamo davvero felici di sapere che anche nella sanità pubblica ci sono dei personaggi come lei che si prendono a cuore proprio la salute di noi altri che entriamo lì dentro e che, insomma, ci affidiamo alle vostre mani, e grazie per farlo con così tanto cuore. Un grazie a voi e good morning Milano. Grazie mille allora al dottor Marco Piras, appunto, ospedale San Carlo. Voglio sentiremo ancora, perché davvero questa storia hanno parlato tanto i giornali, e quindi insomma è veramente una storia importantissima. Noi andiamo avanti invece, perché adesso è il momento di Miley Cyrus, sempre qui su Crystal Radio alle 8:18 di oggi, venerdì 22 settembre. È venerdì, sai come si dice? Thanks God, it's Friday.